E ciao a tutti qui da Blefici. Axel Tuanzebe è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Trattativa chiusa questa notte tra Napoli e Manchester United per il prestito oneroso con diritto di riscatto. Il difensore centrale inglese di origini congolesi è attualmente in prestito all'Aston Villa, ma è pronto da subito per essere a disposizione di Spalletti. Ma chi è Axel Tuanzebe? Può far bene in Serie A? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e carriera, ma prima di partire, mi raccomando, iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo, lascia il tuo commento qui sotto su quello che pensi di questo difensore centrale e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Axel Tuanzebe nasce a Bunia, in Congo, il 14 novembre del 1997. È un calciatore inglese di origini congolesi, ma a 8 anni si trasferisce in Gran Bretagna. Inizia a giocare subito con le giovanili del Manchester United e con il tempo diventa uno dei migliori talenti del club, pilastro di tutte le rose nelle giovanili, sempre da difensore centrale. Ruolo perfetto per lui, conquistando anche l'Under 19 e 20 inglesi e vincendo, pensate, due Premier League Under 21. E dopo 10 anni, passando tutta la trafila delle giovanili del Manchester, esordisce in prima squadra, scommessa, pensate, di Mourinho, il 29 gennaio 2017, nel corso della partita vinta poi contro il Wigan 4-0 in FA Cup. Raccoglie 8 presenze in quella stagione per poi passare all'Aston Villa per crescere e fare minutaggio. Scelta azzeccatissima per lui, perché in quella squadra diventa un personaggio molto importante. In Championship, quella stagione, gioca 25 partite con un assist. Come vi dicevo, sempre importante, pilastro di quella rosa. È un difensore centrale destro naturale, alto 185 cm, con una grande agilità e un fisico possente. Ritorna al Manchester nella stagione successiva, ma gioca poco o niente. Infatti non ci hanno mai puntato per davvero su di lui, è sempre servito un po' da jolly per i vari allenatori. E infatti dopo il club, il Manchester, lo gira nuovamente all'Aston Villa per quest'ultima stagione, dove continua e ritorna a giocare molto bene. Ha anche una certa utilità perché può essere impiegato come mediano o terzino destro in caso di necessità, anche se il posto suo è come centrale. È molto abile nei tackle e negli anticipi difensivi, leggendo sempre molto bene i tempi di gioco e facendo una lettura, diciamo, anche degli inserimenti degli attaccanti avversari. Ha anche una buona tecnica di base e può ripartire da dietro facilmente. Non è un regista e ha bisogno comunque di supporto, ma ha buoni piedi e comunque può far ripartire bene la squadra. È ancora giovane, ma ha tanta esperienza con il Manchester, comunque in Premier League e in Championship. Può fare molte stagioni da protagonista a Napoli. Ha bisogno però di giocare in Europa, cioè fare qualche partita di Champions League e di Europa League per crescere ancora di più e avere quell'esperienza, quella maturità giusta per affrontare, diciamo, tutte le competizioni. Deve capire bene anche il tatticismo della Serie A e soprattutto migliorare la concentrazione in partite. Molte volte si perde e lo sappiamo che ad un certo livello bisogna essere sempre lì sul pezzo. Ma è un grandissimo atleta, con un fisico importante e non si stanca mai. E tu che ne pensi di Tuanzebe? Può far bene al Napoli? Lascia un commento qui sotto. Iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo, e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Ci vediamo presto qui da Abel AFC. Ciao ciao!